siamo in compagnia di Enzo degli Assalter, fine della vostra grandissima prestazione, perché avete fatto pogare più di metà pubblico. Effettivamente è stato un pubblico fenomenale, cioè non ci saremmo aspettati tutta questa partecipazione. Siamo davvero fieri, davvero felici di questa cosa qui. Indiscrezioni dicono che eravate gasatissimi anche nei giorni precedenti per salire su quel palco. Com'è stato? Scusa. Ci sta, dai. È stata veramente una grande emozione. Abbiamo desiderato davvero per tanti anni di poter partecipare a un festival così importante. E dopo tanta attesa, tanti scongiuri, finalmente ce l'abbiamo fatta. È stato bellissimo, soprattutto considerando che ci troviamo in un'edizione davvero figa, in cui insomma abbiamo diviso il palco con due delle band con la quale sono cresciuto, ovvero Sodom e Venom. Cioè, il top, io confesso, cioè, ho preso il passo alle mani grazie a Kronos. È stato veramente un'ispirazione per me, importante. Un po' di storia degli Assalter, che nella scena pugliese non solo siete conosciuti, tra l'altro poi c'è un pezzo di Puglia, ci siete voi, Ghost of Mary, quindi un orgoglio, no? Anche per il Sud Italia. È una cosa bella, vabbè, comunque fermo restando che in Puglia stanno un sacco di band fighe. Riguardo gli Assalter sono nati alla fine del 2007, praticamente era il 2008. Abbiamo formato la band, io e Paolo, il chitarrista, e niente, abbiamo iniziato nel suo box di casa, suonavamo noi due, componevamo dei riff. Poi i vicini erano contenti, no? Non è che facevamo casino più di tanto, stavamo abbastanza zitti quando stavamo nel box, poi dopo le cose sono cambiate. Poi, vabbè, col tempo abbiamo completato la formazione, fino ad arrivare insomma ai giorni nostri, dove la formazione io, Enzo alla voce al basso, Paolo e Gigi alle chitarre e Rodolfo alla batteria.